Diciamo che la vostra azienda l'ho conosciuta qualche giorno fa. Ho conosciuto tuo zio, giusto? Bruno. Bruno che è venuto a Roma a fare una degustazione nel locale della nostra amica Giada, lì c'è il vino a Città Giardino a Roma, e lì abbiamo potuto degustare i vostri prodotti. E tuo zio ci ha proprio sottolineato che non è un prosecco, ma è Valdobbiadene di OCG, cioè voi siete Valdobbiadene di OCG, giusto? Ormai è entrato anche nella tua mente, si è fissato. Sì, giusto, ha ragione. Sì, Bruno, come sottoscritto, come tutti in azienda e come molte altre aziende cantine del territorio in particolare del Valdobbiadene, che afferiscono alla grande area del Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore di UCG, stanno facendo capire, cercano di far spuntare quell'orgoglio del territorio parlando in primis di Valdobbiadene piuttosto che di Prosecco, sebbene Esatto. questa sia una delle culle di quello che è il prosecco, dove è superiore per qualità, probabilmente per natura, per competenza, per tradizione. Noi semplicemente come azienda abbiamo Valdobbiadene sul logo da 20 anni e facciamo Valdobbiadene da 1947 Esatto, adesso e lo diciamo, adesso lo diciamo. sì. Allora, stavi dicendo che la vostra, come azienda è una storia che nasce da lontano, comunque, da Umberto. Umberto era tuo nonno? Nonno, Tuo nonno, sì, che nonno, nel certo. 1947 lui ha frequentato la scuola enologica di Conegliano e lì ha deciso di Allora, produrre. qua ha iniziato come hanno iniziato altri colleghi studenti di quell'epoca che frequentarono il Cerletti di Conegliano. Ha iniziato un'attività diversa da tutta quella che era l'attività di famiglia molto grande, sempre nell'ambito alimentare, ma è l'unico che ha studiato al Cerletti specificatamente e doveva diventare un farmacista, quindi ha studiato chimica, ma ha studiato chimica facendo la farmacia per i sani, diremmo noi, ovvero sia curandolo con il vino spumante. E ha iniziato una piccola attività di cantina qui a Valdobbiadene, muovendosi da un piccolo paese che era Miane, che è tutto qui facente parte di quell'area di OCG a pochi chilometri di distanza, e si è trasferito a Valdobbiadene per lavoro, poi per amore e della nonna Bruna. E a 1947 ufficialmente ha aperto l'attività di cantina in una piccola zona qui prossima alla cantina, alla sede attuale, e ha iniziato l'attività di cantina con dei vini fermi di zona e non ha iniziato a vinificare terreni propri perché era di Miane, quindi è venuto a Valdobbiadene, ha cominciato ad acquistare dei vini, ha cominciato a spumantizzarli già nel 1947 qualcosa, anche se non è la parte preponderante, perché allora lo spumante non era quello che conosciamo oggi, né per Esatto. qualità né per quantità e Certo. né per classificazioni e via. E di lì, insieme a quelli che erano colleghi di scuola, compagni di scuola, alcuni e altri erano comunque compagni dello stesso istituto, ha dato il via. C'è un piccolo aneddoto: nel 1946 è stato il primo gran maestro di quelli che erano i quattro fondatori della confraternita, di quella che si chiamava Confraternita del Prosecco allora, E infatti piccola nota di colore, questa cosa mi ha aveva fatto. incuriosito, Cavaliere del Prosecco è stato Sì, nominato, sì. quindi insomma. Allora, sì, nominato, tra virgolette, forse si è autonominato insieme agli altri cofondatori, tutti valdobbiadenesi, e hanno dato il via, paradossalmente, prima l'attività di promozione, tutela, ante litteram, rispetto ai consorzi di tutela e tutto, prima di iniziare la vera e propria attività economica propria. Perché nel 1946 è stata fondata la prima confraternita vinicola, che era quella di Valdobbiadene, che si chiamava Confraternita del Prosecco, e la prima confraternita laica esistente in Italia. Piccole note storiche, perché di solito sono confraternite legate al mondo religioso.
l'hanno recuperata dalla storia dei confrérie des Chevaliers che ci sono nella Francia, che era un po' il punto di riferimento e tuttora è il punto di riferimento culturale. Senti, ma venendo a te, no? Te sei la terza generazione della tua azienda, giusto? Ma ti Certo, hanno costretto, diciamo, a con rimanere le in catene. azienda oppure è stata Sì, proprio una mi hanno messo cosa? dentro un'autoclave, cioè queste qui dietro qua, Eccole. dove facciamo i vini spumanti, e sono sempre rimasto qui dentro e non sono mai uscito. Quindi, Quindi sei oggi è cresciuto la mia bene. deposita virtuale. No, praticamente è un po' figlio nipote d'arte, diciamo, e era un po' nelle vene da bravo veneto, mezzo sangue. Ho avuto comunque il vino fin dalla prima infanzia, perché Esatto, aneddoto, invece sono che il latte, piccolo. insomma, c'era il Val do Biade nel biberon. Sì, effettivamente io sono stato battezzato prima col vino che col latte di mia mamma, è una battuta, ma non lo è, perché purtroppo mio papà era preso dall'estero della felicità e mi ha battezzato con quello che era il vino di zona, insomma. E quindi sì, ce l'ho un po' nel sangue, è nata. Quindi per volontà propria non sono stato forzato al di là Certo. del vino E di che cosa preferito. ti occupi in azienda in particolar modo te? Di tutto oppure hai un settore Beh, dopo specifico? questa risposta, che è ovviamente la prima che darei, beh, sono un amministratore, quindi devo un po' gestire la parte di produzione, poi teoricamente dovrei fare un po' di marketing, ho la relazione con i clienti esteri. Avendo un po' di capacità linguistiche e poi negli ultimi anni con la produzione sono anche in collaborazione con il nostro responsabile tecnico, primis Enrico, adesso il giovane Emanuele, scegliamo proprio gli aspetti qualitativi di ogni singolo Ah, quindi insomma. vino, insomma, cosa c'è qui dentro. Da dove viene, dove dovrebbe Certo. andare, quello lo dovrei decidere io dove deve andare, in sostanza insieme allo staff, e capire quando deve uscire, Certo. e insomma, da un po' la direzione strategica con molte Certo, accorte quindi operative, insomma hai un essendo po' in mano un'azienda, tutta, insomma, tutta l'azienda, insomma, si ti occupi, un po', essendo insomma, un'azienda di matrice familiare e con dei collaboratori più o meno consolidati nel tempo, la realtà è relativamente piccola. Ho Certo. vari. Beh, relativamente piccola. Quello che mi ha colpito, no, della vostra azienda, quando uno pensa, ecco, al Prosecco, al Val do Biade, insomma, così, cioè, beh, produrranno quello. Invece io ho contato che avete, non so se sbaglio, insomma, adesso il numero preciso, 15 tipologie, di vini diversi spumanti nella vostra azienda. No, questa cosa mi ha colpito perché, ecco, uno pensa a un Prosecco, vabbè, ne faranno uno, un extra brut, un brut, no? Tre uguali. Sì, Esatto. sì. Invece 15, dico, è una varietà, no? Pazzi furiosi. No, non volevo dire questo. Allora, penso io. Allora, no, c'è una. Di questa la maggior parte è composta da dei Val do Biadene che vanno dalla versione base, spumante, a quella che è la selezione massima denominazione, che è la superiore di Cartizze, e nel mezzo Cartizze. ci sono ben quattro vigne singole, poi chi lo sa che non ne subentri qualcun'altra nei prossimi anni. Poi, quasi in pari numero, facciamo altri vini spumanti di qualità. Solo uno, a dire il vero, non è un vino spumante di qualità, che è il nostro cuvée base, ma poi facciamo altri vini spumanti da altri vitigni, e qua ci specializziamo con la tecnica dello Schermalungo, perché proponiamo, e questa è una fortissima volontà di Bruno, nata più di 20 anni fa, nella selezione di vitigni diversi da quelli che solitamente si spumantizzavano. Perché adesso si spumantizzano oltre 20 anni e quindi ho iniziato a spumantizzare la Nusiola, a spumantizzare la Grain, il Pinot Bianco, il Pinot Esatto, io ho Nero. assaggiato la Sì. Nusiola. Ho assaggiato la Nusiola che della linea Codice Bortolotti, giusto? Montagnole ed Altena, che sono due dei quattro crew aziendali Esatto. da Vigna,
da vigneto singolo. Esatto, lo diciamo queste rive, perché prima l'hai accennato, cioè io le definisco proprio dei cru, come in Francia, insomma, sono appunto dei vigneti singoli. La logica è quella dei cru. Esatto, francesi, Bologna, giusto? Esatto. Come nella Champagne, come nelle Langhe e Roero. Sostanzialmente qui andiamo a sviluppare il nome della vigna, da cui poi deriva il comune, la sottozona, le particelle, poi abbiamo inserito anche la posizione e poi una piccola differenziazione non nell'ambito del nostro territorio ma rispetto a denominazioni più giovani del sistema Prosecco è l'anno d'impianto, perché qua stiamo parlando ufficialmente di un vigneto impiantato nel 1948, quindi immediato secondo dopoguerra. Questo è per far capire quella che può essere l'età media delle vigne, sì, in un appezzamento piccolo dove la produzione è limitata, perché stiamo parlando di 9.700 metri quadri di vigna erta sopra il 40% di pendenza, e che fa capire come c'è il concetto francese delle vecchie vigne. E questa è la stessa identica, esatto, cosa. Pier Sommelier, che voleva sapere se le cuvée, mi sono persa adesso la domanda che stava, che è andata via, facevano legno. Ci stanno le cuvée? No, qui c'è solo acciaio. Ok, ok. Usiamo fare la prima fermentazione in vasche d'acciaio da 50, da 100 ettolitri o da quelle che sono da 200. Teniamo separate delle basi, facciamo dei tagli per dei vini base già in partenza, che può essere il Brut e l'Extra Dry, che sono le nostre tipologie più diffuse, e lì facciamo un taglio a Brut, un taglio a Extra Dry di diverse provenienze, uh-huh, e vengono fatti fermentare prima in maniera separata, poi le uniamo dopo diversi travasi. E invece le selezioni, come quelle che riguardano le rive o cartizze, si fanno, si mantengono sulle fece dopo il primo o secondo travaso, a seconda della qualità dell'anno, e si fanno i rimontaggi, il batonnage, fino generalmente alla fine di gennaio, l'inizio di febbraio, e dopodiché sfrecciamo, filtriamo e poi carichiamo in autoclave. Di un'altra domanda, quando parlate di Charme lungo, lo diciamo per i nostri follower, sì, magari non tutti lo sanno, che cosa intendete praticamente tanto tempo sulle di affinamento, sulle fecce in autoclave, sì, oppure in bottiglia, che si intende per Charme lungo? Facciamo anche un po' di lezione. Sì, sì. Cosa semplicissima. Il vino spumante è tale quando raggiunge una certa sovrappressione, 3 bar e mezzo. Sì. 3 bar e mezzo. Sì, questo per definizione, sì, infatti. Per definizione vino spumante. Può essere ottenuto minimo dopo un mese di presa di spuma e sosta sui lieviti e poi la sfecciatura. Questo quale della rifermentazione autoclave? Charme lungo è cosiddetto, dal punto di vista della legislazione vinicola, quello spumante che resta sui lieviti di seconda fermentazione almeno 6 mesi dalla presa di spuma. Okay. È il metodo cosiddetto Cavazzani, inventato dal buon Nereo Cavazzani di Trento, che aveva iniziato a usarlo sul Pinot Nero, sul Pinot Bianco e sullo Chardonnay, basi di Trento, perché voleva andare diciamo in concorrenza col buon Giulio Ferrari, insomma, questi sono aneddoti con il metodo classico, insomma. Ma tipo per il tuo compleanno, no? Che quale scegli tra tutte le tue tipologie? Non si chiede all'oste qual è il vino che si beve più volentieri. Tutte, no. Dice ogni anno una, insomma. E il Castello d'Ona, sicuramente arrivi di Corso San Martino, Castello, Vigna del Castello d'Ona. Ah, sì, ok, sì. Che è una mineralità, ho letto ma non ho assaggiato, va bene, quindi vi verrò a trovare. Era finito, ecco perché. Questo qui, questo arrivi di Corso San Martino, vendemmia 2019 e Castello d'Ona. Ah, infatti ti sei messo proprio lì, insomma, qua. Perché adesso capiamo tutto. Una domanda così.
Capiamo tutto. Va bene, Daniele, senti, io ti ringrazio di questa piacevole chiacchierata e speriamo di conoscerci anche presto dal vivo. Insomma, tuo zio mi ha detto quando torni a Treviso, insomma, fai una capatina in Val d'Obbiadene. Non... sì, sono che ci vieni a fare a Treviso.